Come ci si aspettava, alla regata storica non sono mancate le contestazioni dopo l'inchiesta giudiziaria che si è abbattuta in città. Durante il corteo sul Canal Grande, infatti, le società remiere hanno rifiutato l'alzaremi davanti alla macchina delle autorità, mentre l'opposizione unita in consiglio comunale ha deciso di seguire la manifestazione lungo le sponde del canale e non dal palco ufficiale. Ma al di là della specifica situazione, la storica sembra non attrarre più il pubblico di un tempo e secondo l'ex assessore comunale allo sport e attuale presidente di Ascom, la ricetta per tornare all'antico splendore ci sarebbe. Io penso che vadano tenuti presenti le difficoltà climatiche che oggi ci sono nella prima domenica di settembre, una domenica molto calda, le famiglie vanno ancora tutte al mare o sono ancora in montagna e quindi bisogna valutare, andando contro la storia, ma comunque essendo realistici su quello che è ormai lo sviluppo del clima nel mondo, di spostare la regata storica in avanti di almeno 2 settimane e parallelamente andrebbe valutata anche la possibilità di iniziare la celebrazione della regata storica verso sera, imitando la città di Pisa che già da molti anni tutte le feste patronali le vive in serata, dando la possibilità alle persone che rientrano dalle spiagge di poter partecipare attivamente alla festa patronale, dove la città di Pisa in questo senso somiglia molto a Venezia in quanto Repubblica Marinara.